Ho sempre scritto, Marianna, sin da quando sono bambina. Io ricordo che adoravo fare i temi in classe, avevo sempre un sacco di idee, mi veniva congeniale, mi veniva proprio naturale. Io spesso dico a padre, un po' come nel riso al pianto delle mie scelte. Ti dono il riso e il pianto perché la forza si sceglie, padre, e ti allontano perché la forza si sceglie, padre. Ti aiuto perché la forza si sceglie, padre. Abbandonata dal padre sono rinata. Ben ritrovati amici di Stylist alla nostra rubrica dedicata alle interviste. Gianna Finocchiaro è una poetessa torinese che ha raccolto i suoi migliori scritti in una silloge davvero imperdibile, Click. Parliamone con lei. Ciao Gianna e benvenuta. Benvenuta. Ciao, ciao Mariana, grazie mille per l'invito. Come stai? Tutto bene, come ti raccontavo prima, qui oggi Torino offre un cielo abbastanza uggioso, però dai, siamo sempre positivi, tutto a posto. Allora, Gianna, iniziamo da una curiosità. Il tuo è un nome molto particolare. Vuoi raccontarci un po' la sua origine? Certo, allora, Joanna è semplicemente il nome in lingua anglofona, insomma, in lingua inglese la traduzione di Giovanna, che è il nome di mia nonna. Mia madre avrebbe voluto tanto, insomma, darmi il suo nome, il nome della nonna, però non la convinceva del tutto perché comunque ha un suono abbastanza arcaico, abbastanza antico, un po' più appesantito, diciamo così. E quindi si è messa lì a pensare, alla fine ha trovato la derivazione inglese, le è piaciuta, ha detto sì, dai, così la chiamiamo Jo. E alla fine, eccomi qua, Joanna. Non ti dico Le Non le dico le difficoltà, le storpiature, cioè te le devi dire, storpiature, però va le bene. difficoltà con queste H. Sì. E dici, ma devi solo togliere una V, poi la pronuncia è uguale. No, vanno in crisi. Quindi io a volte mi presento direttamente Gio e boh, tagliamo la testa al toro. Gianna, quando scopri di avere dentro di te la sensibilità e il talento di una poetessa? Allora, diciamo che sì, parliamo più di sensibilità. Ho sempre scritto, Marianna, sin da quando sono bambina. Io ricordo che adoravo fare i temi in classe, avevo sempre un sacco di idee, mi veniva congeniale, mi veniva proprio naturale. Io spesso dico, un po' come chi respira, io scrivo, è una delle tante attività della giornata che faccio senza starci troppo a riflettere. E appunto mi sono accorta subito che amavo la scrittura, amavo il fatto di racchiudere il mio mondo nelle parole. Perché così riuscivo a trasportarlo meglio all'esterno. E crescendo poi mi sono dedicata, mi ricordo, mi chiudevo in cameretta al pomeriggio dopo i compiti e scrivevo, però mi rendevo conto che non ci fosse un filone logico, non erano storie, erano più delle massime, degli aforismi. Alla fine li ho messi insieme. E mi sono accorta che insomma erano versi, io scrivevo in versi e ho iniziato quindi appunto a tenerli da parte, a custodirli sulla cartellina del desktop finché alla fine, finalmente, mi sono convinta. Raccontaci della tua prima esperienza da scrittrice e di come è venuto fuori Click. Allora, come ti dicevo, ho aspettato parecchio tempo, avrei potuto farlo a 20, 21 anni, però non mi sentivo pronta, non avevo nessun tipo di fretta, non era, il fatto di vedere il mio libro stampato con il mio nome sopra che mi muovesse. E quindi ho davvero aspettato, ho atteso di sentirmi pronta anche a mettermi a nudo, perché non è tanto il mandare il materiale, il problema è che poi se viene pubblicato, lì ci sei tu, ci devi mettere la faccia. E è stato anche abbastanza galeotto un impiego lavorativo in una biblioteca, diciamo che in un anno ho respirato proprio a 360 gradi la cultura, il libro, l'evento con lo scrittore che veniva, presentava, leggeva dal vivo e quindi io Questo ti ha insomma dato ispirazione, ti ha dato l'input per mi sono creare il trovata tuo primo lì. progetto. Esatto, c'era quella molla che continuava a spingere, alla fine l'ho lasciata libera e mi sono decisa, ho fatto le mie ricerche perché comunque il mondo dell'editoria va preso un attimino con attenzione
e ho trovato appunto la casa editrice L'Erudita di Roma, che è un distaccamento della Giulio Perrone, e ho mandato il mio manoscritto e è nato il bambino, è nato il mio click. Eccolo. E, insomma, sono veramente un sacco contenta perché è proprio la realizzazione di, in qualche modo, di un'illuminazione anche mia interiore. Click un po' come la lampadina che accende, insomma, la luce, e quindi... Sogni di scrivere altri libri o anche di dedicarti ad altri progetti? Allora, al momento sto facendo un po' di tutto. Sto per cominciare un programma radiofonico nel quale appunto intervisterò poeti e poetesse. Ho una rubrica su Torino Oggi, che è appunto un periodico molto, insomma, abbastanza letto, soprattutto sul territorio piemontese, e nel quale mi dedico sempre alla poesia accostandola con temi quotidiani. E sto facendo un po' di tutto, c'è questa parentesi, oddio, giornalistica, una parolona per me, però insomma, nella quale mi sto cimentando. Però sì, assolutamente sì, spero di scrivere per tutta la vita, e anzi è un periodo piuttosto creativo questo per me, sto elaborando parecchio. Qual è la tua poesia preferita in assoluto? E un poeta, se esiste, al quale ti sei ispirata in qualche modo? Allora, la poesia mia preferita forse è Se solo volessi, perché è una lirica nella quale lascio finalmente andare e parlo a me stessa. E sperando anche di trasmettere questa voglia di evasione, questa voglia di libertà anche al lettore. E la mia, diciamo, autrice di riferimento è Chi di Mula, che è una poetessa greca che, ahimè, è venuta a mancare l'anno scorso. E, insomma, lei ha questo piglio forse un po' cinico, però estremamente immediato e completamente, lo vedi, è cristallina. Quello che scrive è come se lo sentissi declamato dalla sua stessa voce. E riesco a vedere la personalità tra le sue parole, quindi mi piace questo effetto e spero un domani di riuscire in parte a trasmetterlo in ugual modo. La tua poesia di un altro autore preferita? Di solito ognuno di noi ha sempre quella poesia che resta nel cuore di un altro autore, magari a parte di quelli che possiamo aver incontrato nel nostro percorso di studi, anche tra le nostre letture preferite, quindi tra i libri sul comodino. Qual è la poesia di un altro autore che è rimasta nel tuo cuore? Ma probabilmente potrebbe essere una poesia che lessi tempo fa, di un'amica scrittrice che ho avuto modo di conoscere anche tramite i suoi libri, che si chiama appunto Barbara Gabriella Renzi, e che ha scritto una poesia dedicata, c'è questo libro appunto che mi ha tra l'altro regalato, quindi me lo sono divorata, è bellissimo, è dedicato alle donne. Eccola qua, la forza si sceglie. Ce la leggi allora, Gio? Certo. Abbandonata dal padre perché donna. Il tuo odio si vede, padre, nel riso al pianto delle mie scelte. Ti dono il riso e il pianto perché la forza si sceglie, padre. E ti allontano perché la forza si sceglie, padre. Ti aiuto perché la forza si sceglie, padre. Abbandonata dal padre sono rinata, donna. E ti sorrido con il mio sorriso ammaccato. Mi hai strappato i denti il giorno del tuo abbandono e ora che provi a strapparli di nuovo, mi volto. E ti lascio, senza lacrime mi volto, perché la forza si sceglie, e la pena pure, padre. E io non ti scelgo. Allora, Gio, diciamo al nostro pubblico, spieghiamo al nostro pubblico dove è possibile acquistare il tuo libro, Click. Allora, il libro chiaramente può essere acquistato su qualsiasi rivenditore online, quindi... Vabbè, a parte Amazon, che ormai è la divinità dell'universo, il Libraccio, Libreria Universitaria, Feltrinelli, Mondadori, tutti i rivenditori di libri. E poi chiaramente, avendo il codicino dietro, può essere ordinato in qualsiasi libreria di fiducia, quindi magari qualche giorno, ma arriva. Perfetto. Gio, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata e speriamo di averti qui in studio da noi presto, non appena la situazione permetterà, ecco, di spostarci senza problemi, sperando che tutta questa situazione migliorerà nel tempo più breve possibile. Ti facciamo un grande in bocca al lupo e alla Grazie. Prossima. Viva il lupo e in bocca al lupo anche a voi. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.